trasmettiamo i programmi dell'accesso regionale a cura del Corecom Piemonte. Buongiorno, benvenuto ai programmi per l'accesso di Corecom Piemonte. Siamo oggi con il presidente Alessandro De Cillis e con il vicepresidente Gianluca Narciso. Dunque, buongiorno. Buongiorno. Affrontiamo subito i temi che sono peculiari appunto dell'attività del Corecom e parliamo delle controversie che il cittadino può avere con le società telefoniche. Un servizio di conciliazione gratuito e anche obbligatorio esiste. Il Corecom in questo senso può avere una grande opportunità per i cittadini. Presidente. Grazie per questa opportunità di poter raccontare i servizi che il Comitato Regionale per le Comunicazioni, che ricordiamo un organo del Consiglio Regionale, mette a disposizione dei cittadini. Le conciliazioni sono uno strumento fantastico, sono un modo unico per poter vedere i propri diritti difesi di fronte agli operatori di comunicazione, che possono essere compagnie telefoniche o per esempio televisioni a pagamento. Sono dati che sono molto confortanti, nel senso che abbiamo una crescita delle richieste. È importante che tutti i cittadini sappiano che questo è un tentativo di conciliazione che è totalmente gratuito. Cosa vuol dire? Che quando uno ha un problema nei confronti dell'operatore di comunicazione, di sovraffatturazione, di disservizio, qualsiasi problema ci sia nei confronti della compagnia telefonica o della televisione a pagamento, si può rivolgere al Comitato Regionale per le Comunicazioni. Una volta si poteva venire direttamente presso di noi. Invece adesso abbiamo uno strumento che è fantastico, si chiama Concilia Web. Basta andare su qualsiasi motore di ricerca e digitare Concilia Web, si aprirà una schermata, si fa la registrazione, si inseriscono al proprio interno tutte le informazioni relative alla propria controversia e magicamente nell'arco di 20 giorni, tra i 20 giorni e 2-3 mesi si conclude. Quindi è uno strumento utile, è uno strumento anche obbligatorio perché non ci si può rivalere direttamente sulle compagnie di comunicazione senza prima aver tentato la conciliazione. Si ottengono risultati? I risultati sono eccezionali. Devo dire che siamo passati nel 2017 dalle 6.000 conciliazioni, arrivare al 2018 8.000 conciliazioni. Bene, a giugno dello scorso anno, di quest'anno, eravamo già a 8-9.000 conciliazioni. Quindi cosa vuol dire? Che presumibilmente arriveremo alla fine di quest'anno a un livello di circa 12.000 conciliazioni. Bene, affrontiamo un altro argomento con il vicepresidente Narciso, la tutela dei minori. Ecco, il Corecom è anche il coordinatore del tavolo del ciberbullismo regionale, si occupa appunto della tutela dei minori rispetto ai nuovi media. Quali i compiti? Allora, ricordiamo che il Corecom si occupa della tutela dei minori all'interno del sistema radiotelevisivo locale. Ciò vuol dire innanzitutto che qualora vi siano contenuti lesivi per lo sviluppo armonioso del minore in termini di scene cruente, sesso, violenza, turpiloquio, violazioni di quella che è la pari opportunità oppure contenuti lesivi nei confronti di minoranze etniche, eccetera, ciò all'interno del sistema radiotelevisivo locale rappresenta una violazione, quindi ogni persona lesa da questa violazione può compilare un modulo rimanibile sul sito del Corecom e far sì che si metta in atto un sistema che è finalizzato appunto all'accertamento della situazione e all'irrogazione di eventuali sanzioni. Questo perché chiaramente la tutela del minore va presidiata e va presidiata in modo forte. Ma ciò non esaurisce i compiti del Corecom. I compiti del Corecom sono quelli di dare anche un contrasto al fenomeno sempre più allarmante e purtroppo crescente del cyberbullismo. Quindi all'interno di questa lotta a questo fenomeno, il Corecom, anche attraverso le nuove competenze che gli derivano dalla legge 2 del 2018, presiede un tavolo regionale con altre istituzioni proprio allo scopo di porre in essere delle misure di contrasto a questo fenomeno, per cui è un tavolo aperto, è un tavolo che sta cominciando a produrre dei risultati e ci attendiamo che sempre di più questo impegno comune a tutte le istituzioni
possa far sì che questo fenomeno receda e che rientri al di sotto della soglia di guardia. Un flash velocissimo, sono tanti i casi che vi vengono segnalati? In generale è un fenomeno molto cospicuo numericamente, quindi poi però bisogna anche discernere bene cosa costituisce cyberbullismo e cosa invece rientra in altre dinamiche. Grazie per averci seguito e una buona giornata a voi. Arrivederci. LinguaDoc è un'associazione culturale che nasce a Torino, in Piemonte, con l'obiettivo di promuovere l'identità piemontese. Nasce da un'idea di Giulio Graglia, che negli anni ha maturato una grandissima esperienza a livello registico, a livello televisivo e teatrale. Ma la nascita di LinguaDoc ha anche un altro obiettivo, quello di mettere in contatto culture di altre regioni. E quindi inizio a parlare anche del Festival Nazionale Luigi Pirandello, al quale quest'anno abbiamo aggiunto l'espressione «e del Novecento», perché intende promuovere e diffondere la grandissima eredità letteraria e culturale legata al premio Nobel per la letteratura. Il LinguaDoc, appunto, sul territorio lavora da tantissimi anni, da 30 anni direi. L'attività sul territorio è un'attività legata alla tradizione, alla cultura, all'identità piemontese degli autori, degli scrittori, parlando di teatro, ovviamente in primis, ma anche di letteratura, ma anche di cinema, ma anche di televisione, ma anche di editoria, cioè tutte quelle problematiche che riguardano il nostro territorio sostanzialmente. Il Festival di Pirandello è in qualche modo il momento più esaltante, eclatante, importante per noi e anche per il territorio. In questo festival si sono alternati grandissimi attori di fama nazionale e internazionale e anche quest'anno, un festival che sta concludendosi, grande successo è stato ottenuto anche con la collaborazione con l'istituzione, con il Polo del Novecento. Però l'importanza della nostra associazione è quella di mantenere sul territorio per tutto l'anno un'attività di grande presenza che si espleta poi non soltanto in Torino ma in tutta la provincia, quindi attivando anche a livello di formazione, con le scuole, con le attività collaterali, una serie di iniziative proprio per implementare non solo la tradizione, la stessa lingua piemontese, ma in generale tutti gli autori, tutte le persone, tutti i letterati che scrivono anche adesso, quindi valorizziamo anche ovviamente la cultura attuale delle persone che sul territorio, che provengono anche evidentemente da altre nazioni, da altri luoghi, da altre culture, però sul territorio vivono e producono culture. E c'è un altro fatto molto importante che è legato a LinguaDoc ed è un premio letterario e teatrale, perché riteniamo che la memoria, ma soprattutto ciò che è stato tramandato dai genitori, sia fondamentale. Ed è per questo che nel 2005 è nato il premio letterario e teatrale dedicato a Giovanni Graglia. Giovanni Graglia, papà di Giulio, che ha avuto una grandissima importanza nella sua vita, ma non solo, anche a livello culturale, a livello sociale, e è stato anche appunto come politico, si è occupato anche di politiche culturali e territoriali legate alla zona di Gioveno. E questo premio negli anni ha riconosciuto non solamente giovani talenti, perché questo era un po' l'obiettivo principale, ma poi negli anni appunto si è anche avvicinato a persone non solamente del nostro territorio, intendendo torinesi e piemontesi, ma anche altre persone che qui da noi sono riuscite a portare la loro freschezza, la loro cultura, la loro voglia di fare e di portare avanti e di difendere la nostra tradizione. LinguaDoc non è soltanto questo, è anche editoria, è anche testata giornalistica e poi tanti tanti spettacoli anche legati al mondo dello sport. Per esempio, per citarne uno proprio di Sabrina Gonzatto, Ma cos'era mai questo toro? Uno spettacolo dedicato a Torino, alla città di Torino e al toro, alla squadra di calcio del toro. Per concludere, Sabrina, che cosa potremmo ancora dire?
Ma il nostro intento è quello di creare sempre più proseliti e fare in modo appunto che il nostro lavoro possa incrociarsi con il lavoro di altre persone, di altri professionisti che provengono da altre regioni, in maniera tale da diffondere e arricchire ed essere sempre più orgogliosi di essere nella nostra città e di essere in Piemonte. La sperimentazione animale è un fenomeno ancora purtroppo molto presente nel nostro paese. Sono oltre 580.000 gli animali che ogni anno vengono utilizzati e soppressi per fini sperimentali. Viene utilizzato di tutto, non soltanto i topi e i ratti, come si legge sui giornali, ma qualsiasi specie, cani, primati, specie selvatiche, specie in via di estinzione. La legge permette in realtà qualsiasi cosa. E si possono fare qualsiasi tipo di procedure, dalle semplici iniezioni e prelievi, ma anche fratture ossee, investigazioni elettriche profonde nel cervello, deprivazioni molto gravi sia di tipo comportamentale che di tipo fisico, trapianti di organi. Purtroppo le persone vengono abituate ad accettare questo orrore come un male necessario. In realtà non è così, bisogna essere contrari alla vivisezione non solo per motivazioni etiche che sono lampanti, ma anche per motivazioni scientifiche. Il modello animale non è mai stato validato scientificamente e si è diffuso alla fine dell'Ottocento. Siamo nel 2019, richiediamo una scienza diversa, una scienza che possa dare reali speranze ai pazienti, ai malati e alle famiglie che gli sono vicino. Siamo in una regione particolare che vede soggetto una università, l'Università di Torino, che ha avuto l'autorizzazione per una procedura particolarmente invasiva sui primati. Infatti questa università su 6 animali, quindi su 6 scimmie, attuerà un protocollo molto invasivo che comporta dolore a più livelli. Si tratta di blind sight, cioè dello studio di una cecità che non è la classica cecità visiva, come in realtà si legge sui giornali, in cui si spiega che questo studio potrà essere miracoloso per i pazienti ciechi. Questo è dire falsità e illudere le persone. In realtà parliamo di una patologia estremamente rara che comporta una cecità corticale, quindi una diciamo deficit a livello del cervello e non a livello della vista. Cosa viene fatto in realtà a questi animali? Perché bisogna dire la verità. Gli animali provengono dalla Cina, vengono quindi prelevati in condizioni già particolarmente difficili. Arrivano in Olanda, dove subiscono quarantene e quindi ulteriori test, per poi arrivare alla loro destinazione finale, che è appunto l'Italia. Gli animali vengono stabulati in condizioni pessime, non conoscono la luce del sole, non sono liberi di alimentarsi, non sono liberi di socializzare, di potersi muovere. Abbiamo letto sui giornali che le ispezioni del NASA hanno rilevato addirittura le televisioni all'interno degli stabulari, come se alle scimmie potesse interessare guardare la televisione. Loro vogliono essere liberi, non vogliono essere chiusi all'interno di una gabbia. A questo si aggiunge tutta la procedura. L'animale quindi viene spostato in una sede di contenzione, che è praticamente una gabbia trasparente che lo blocca in più punti, con la testa particolarmente fasciata e bloccata, e costretto a osservare delle immagini e a rispondere a queste immagini. Questa è la fase di training, che è la fase che stanno già attraversando questi animali. A questo stadio arriverà poi successivamente la procedura, ed è quella che noi chiediamo di interrompere immediatamente in modo da poter liberare questi animali. La procedura comporta la apertura del cranio e l'asportazione danno alla corteccia visiva, in modo che questi animali possano ricreare vagamente quello che succede nell'uomo. Questo assolutamente non è possibile. I macachi hanno sia per volume che per architettura un cervello completamente diverso dal nostro e non è possibile a priori prevedere il danno che io sto facendo. Questa non è scienza, è qualcosa che appartiene all'orrore del 1800 e non è possibile continuare a finanziare, oltretutto con soldi pubblici, qualcosa che non serve assolutamente nulla, se non un danno etico sugli animali e ovviamente a illudere le persone che cercano una cura per questa malattia. Gli animali quindi verranno poi nuovamente sottoposti a una fase di training in cui devono riconoscere queste immagini, ma di fatto sono condizionati dallo stress, dal dolore, dalla paura e quindi le risposte sono completamente sfalsate. Al termine di questa procedura, che dura addirittura 60 mesi, verranno soppressi.
Noi chiediamo che questa sperimentazione venga immediatamente bloccata, che il Ministero che ha autorizzato questa procedura quindi revochi l'autorizzazione e gli animali possano essere liberati. Abbiamo già due esempi molto importanti in Italia di liberazione di macachi e quindi speriamo che questi animali possano finalmente conoscere una vita diversa e una libertà diversa. Per chiunque voglia conoscere questa campagna e aderire a questo al nostro appello può visitare il nostro sito www.lav.it e conoscere tutte le informazioni, far firmare più gente possibile e unirsi alla nostra battaglia che dura da più di 40 anni perché la vivisezione è un errore metodologico, scientifico ed etico. L'Associazione Intercultura, fondata nel 1955, è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale gestita da migliaia di volontari presenti su tutto il territorio italiano, i quali hanno deciso di operare nel settore educativo per sensibilizzarlo alla dimensione internazionale. Intercultura promuove, organizza e finanzia scambi ed esperienze interculturali, inviando ogni anno oltre 2200 ragazzi a studiare e a vivere all'estero. Solo in Piemonte quest'anno sono 160 i ragazzi che partecipano nei nostri programmi. Il 40% di loro partirà con una borsa di studio offerta da aziende ed enti del nostro territorio. Allo stesso modo, oltre 500 studenti provenienti da tutto il mondo hanno la possibilità di essere ospitati da una famiglia volontaria e di frequentare una scuola qui in Italia. L'esperienza dell'invio, oltre a permettere ai ragazzi di scoprire una nuova cultura, favorisce l'incontro e il dialogo tra persone di tradizioni culturali diverse. Come è successo a Marta Riccio, che ha partecipato a un programma semestrale in Cile. Dovessi riassumere la mia esperienza con tre parole, direi che la prima è sicuramente scoperta, perché ho scoperto una nuova cultura, tradizioni, usi e costumi di un popolo diverso dal mio, di un paese diverso dal mio, ma soprattutto ho scoperto lati di me di cui non ero a conoscenza. Un'altra parola che riassumerebbe la mia esperienza sarebbe avventura. Qualsiasi cosa mi venisse proposta o offerta di fare era un qualcosa di nuovo per me, un qualcosa di nuovo da imparare, da scoprire. La terza parola è la parola difficoltà. Vivere all'estero non è semplice come si pensa, bisogna imparare ad adattarsi alle diverse situazioni, imparare a vivere in un ambiente diverso dal proprio, da quello da cui si è abituati, e imparare a relazionarsi con persone che hanno idee molto diverse dalle proprie, da quelle a cui si è abituati, per cui sicuramente non è un qualcosa di facile, ma proprio per questo è un'esperienza estremamente formativa. Ho imparato ad apprezzare, a trovare il bello anche nei piccoli gesti della quotidianità. Bere una tazza di tè con la propria mamma ospitante o fare una passeggiata con la propria sorella ospitante al supermercato diventavano dei momenti di gioia, cose che magari facevo già in Italia e che avevo sempre dato per scontato. Un grande beneficio invece è stato quello di imparare a essere più socievole, più aperta con le persone. Ho sicuramente anche capito come mantenere vivi i rapporti tra le persone, tra me e le amicizie che ho sviluppato lì, nonostante appunto la distanza tra i paesi. Anche per la famiglia vale lo stesso discorso, soprattutto perché mi hanno ospitato in casa loro per 6 mesi, mi hanno accolta a braccia aperte come se fossi una loro figlia. Il legame è un qualcosa che non si perderà mai. Consiglio a tutti di vivere un'esperienza all'estero perché appunto permette di uscire dalla propria comfort zone, di andare oltre i propri limiti e permette a ognuno di ricostruirsi una vita da capo in un paese diverso dal proprio, in cui si parla una lingua diversa, in cui nessuno vi conosce. E quindi si impara ad essere più autonomi, più indipendenti, si impara a risolvere problemi, difficoltà da soli. In Italia io sono stata seguita dai volontari che mi hanno fornito gli strumenti base per poi affrontare la mia esperienza all'estero e quando una volta arrivata i volontari del mio paese mi hanno aiutata a integrarmi e sicuramente anche a confrontarmi nel caso di bisogno o difficoltà. Per maggiori informazioni sull'associazione e su come partecipare al concorso visitate il sito intercultura.it. Le iscrizioni sono aperte dal 1 settembre al 10 novembre. Sai, mamma, io mi ricordo il modo in cui papà ti teneva la mano. Sai, mamma, mi ricordo quando usciva, indossava la divisa e mi diceva che andava a proteggere gli altri bambini, come me.
e altre mamme come te. Sai, mamma, io me lo ricordo il suo sorriso e gli occhi impegnati quando si preparava per andare in ufficio. Ricordo la tristezza quando qualcosa non andava come avrebbe voluto. E ricordo il suo impegno e la mano sempre tesa. Sai, mamma, mi ricordo che un giorno non abbiamo sorriso più. Sai, mamma, ti ho consolato tanto quando piangevi, perché avevi paura che nessuno si sarebbe occupato di noi. Oggi però piango anche io, perché so che non accadrà e che avevi ragione tu. C'è qualcuno che a quei bambini, al futuro di quelle famiglie ci pensa. È ora che il sacrificio di questi uomini e queste donne venga rispettato, così come le loro famiglie, a prescindere da chi li ha uccisi. Ciò che è stato fatto dalla nostra associazione è quello di annullare queste disparità tra vittime del terrorismo, vittime della criminalità organizzata e vittime della criminalità comune, perché per noi chi indossa una stessa divisa non può essere discriminato in base alla pallottola dell'assassino. Il disegno di legge si struttura in una maniera innovativa, ovvero all'interno della legge dedicata alle vittime del terrorismo, che è la legge del 2004 numero 206, viene introdotta la categoria delle vittime del dovere. Quindi si stabilisce all'interno della norma cardine, chiamiamola così, per le vittime del terrorismo, che questa norma si estende, si applica anche alle vittime del dovere. È importante perché questa scelta è stata fatta in ragione di una difficoltà di coordinamento di norme, essendoci tante norme dedicate alle vittime che risalgono, la più vecchia, chiamiamola così, risale all'80, scusatemi, diventa difficile poi coordinarle tra di loro, e se il semplice richiamo alla norma negli ultimi anni, negli ultimi 30 anni, ha dato delle difficoltà applicative incredibili che hanno incrementato il contenzioso in maniera esponenziale, allora abbiamo riflettuto, abbiamo detto: ma perché invece di fare un richiamo della norma non mettiamo direttamente le vittime dentro la norma che ci interessa, in modo da evitare e rendere possibile un'applicazione de plano di tutta la normativa sulle vittime del terrorismo. Che fine fanno tutte quelle persone che sacrificano la vita per un bene più grande? Poliziotti, carabinieri, pompieri, militari, magistrati, caduti al servizio della comunità, finiscono nell'oblio. E con loro le loro famiglie. Per fortuna esiste un'associazione che si batte affinché queste persone vengano chiamate con il loro nome: Vittime del Dovere. Chi dona la vita per gli altri resta per sempre. I programmi di Rai 3 riprendono ora a diffusione nazionale. Buona visione.